Laura, di sentire in sentire DVB, pagina 177. Era Laura, che è un'emanazione del corpo eterico ed è invisibile alla gente comune. Laura di Maria aveva un colore che tendeva all'oro. A tratti, dalla superficie dell'aura partivano lingue di materia incandescente, simili alle vampate di luce che appaiono negli ingrandimenti della superficie solare. La nonna profetizzò che la nipote sarebbe diventata santa come Giovanna d'Arco. Col tempo Laura di Maria divenne ancora più luminosa e molti, che non erano in grado di vederla, non potevano fare a meno di toccarle una spalla o un braccio. Alcuni giovani del paese che d'estate corteggiavano Maria, dopo pochi giorni scivolavano nel suo imbuto, diceva la nonna, e presto dipendevano emotivamente dalla nipote, che non approfittò mai di questo potere. A 17 anni Maria trovò un lavoro in una impresa di pulizie e a 20 si sposò con un portantino dell'ospedale di un paese vicino. In poco tempo ebbe 3 figlie, ma il peso della famiglia e del lavoro non le impedì di continuare a leggere, ubbidendo alla reminiscenza della sua antica nobiltà. Leggeva di tutto, anche le istruzioni dei medicinali che non doveva assumere, con l'ansia di possedere di nuovo ciò che era stato suo. Le rare volte che un libro era di sua proprietà, a fianco del testo annotava le sue riflessioni. Nei pensieri di Blaise Pascal chiosò un concetto che l'affascinava: non vale nulla chi non giova a nessuno. Maria meditava spesso su questa frase durante i gesti del suo lavoro.